Oggi quegli atteggiamenti in tutta Europa del sovranismo stanno perdendo. Questa videocall con Orban oggi che fa infatti, Salvini per rispondere a Giorgetti, oggi Orban, io credo sia un problema prima di tutto per Berlusconi, perché lui sta trascinando Berlusconi nel polo del finto sovranismo europeo, quando invece si era detto che la Lega entrava nel governo Draghi per cercare di guardare all'europeismo. Ieri sera a cena con Giorgetti hai parlato di questo, cioè tu gli hai detto guarda Giorgetti, Salvini è caduta libera, organizziamoci noi due. No. Allora io voglio dire una cosa su queste scene per Giorgetti. Io sono a dieta, Virginia lo sa, da circa 6 mesi. E perché, scusa? E una volta ho fatto una dieta e una volta al mese io praticamente sto violando la dieta con Giorgetti andando a mangiare una pizza. Quindi ognuno ha i suoi vizi, io la pizza con Giorgetti. E non era la prima volta che ci vedevamo, solo che ieri sera, pizzeria da Michele, che mi fa sentire anche un po' più a casa, è qui a Roma, sono stati sempre molto carini con noi, ieri sera è venuta fuori la foto, ma non era la prima volta che andavamo a mangiare questa pizza. Siamo due ministri di un governo che ha bisogno continuamente di coordinarsi e io e lui abbiamo lavorato insieme anche nel periodo in cui, cioè, eravamo nel Conte 1. Tu non consideri più la Lega di Salvini un partito affidabile, ma invece consideri la Lega di Giorgetti un partito affidabile. Io non considero Salvini affidabile, punto. Il tema di Draghi che guida il convoglio dal Quirinale con un uomo suo a Palazzo Chigi, semipresidenzialismo di fatto. Se iniziamo il dibattito sui nomi a novembre, alla fine di gennaio come ci arriviamo? Con tutti i nomi che saranno stati masticati e sputati dalla stampa e dalla politica. Bruciati. Qui ci sono le persone con cui abbiamo condiviso tutto, eppure abbiamo avuto dei momenti in cui non la pensavamo allo stesso modo, ci saranno stati anche dei momenti in cui non ci siamo parlati per un periodo, eppure siamo amici perché abbiamo condiviso dei momenti e delle esperienze valoriali che sono non solo indimenticabili, ma ci hanno forgiato. Con Giuseppe è la stessa cosa. All'inizio io avevo una grande apprensione nei confronti di Giuseppe, perché avevamo individuato una persona, un professore universitario affermato, che però non aveva nessuna esperienza politica. Quella apprensione poi per me si è trasformata, dal mio punto di vista, in ammirazione. Quando è caduto il Conte 2 e doveva nascere il governo Draghi, è stato lui a dire: non sarò io ad oppormi.